Buongiorno a tutti, sono l'assessore Saltamartini, presento questa iniziativa oggi tenendo conto che il Presidente Acquaroli avrebbe voluto essere presente ma non è potuto essere qua insieme a noi proprio per un improvviso impegno istituzionale. Tenete conto che con questa pandemia vengono convocate conferenze Stato-Regioni con i ministri da un momento all'altro senza preavviso. Quindi voglio dire, perché il Presidente Acquaroli aveva particolarmente piacere di essere presente, ma in ogni caso la Regione per mia espressione è assolutamente a fianco di questa iniziativa. Poi naturalmente concluderò questo intervento. Adesso passo la parola al vero eroe di questa iniziativa, prego, che illustrerà. Grazie per la presentazione. Sono Gattafoli Alessandro e sono paziente affetto alla fibrosicistica. Ringrazio tutti, gli ospiti presenti, gli ospiti in collegamento da remoto. Ringrazio l'assessore e il sindaco di Civitanova che sono qui a supportarmi anche in questa impresa. Ditemi, c'è qualche domanda in modo particolare? Posso andare? Sì, perfetto. L'iniziativa nasce appunto dopo un piccolo ricovero che abbiamo avuto, in cui sono stato abbastanza male, polmonite curata, e tornato in buona forma ho deciso appunto di approfittare di questo stato di forma per compiere una missione che era sportiva, con la sfida con me stesso, ma ho abbinato a questa missione anche il fatto di promuovere, di sensibilizzare il pubblico su quella che è appunto la fibrosicistica. A questo progetto mi hanno supportato fin da subito Daniele Scarpa e la moglie Santa Truccolo, entrambi campioni olimpionici. E in futuro magari collaboreremo anche in maniera più stretta con i suoi progetti, con quello che è il progetto Desire. E niente, venerdì 27 proviamo a partire. Le previsioni meteo non sono delle migliori, in ogni caso proviamo uguale. Ci potrebbe essere l'ipotesi magari di posticipare o di andare di nuovo, ma questo lo vediamo venerdì, insomma. Grazie. C'è qualcuno da Lega Italiana Fibrosicistica? Prego, se vuole intervenire, signora. Vieni, ti do il posto io. Grazie. Sì, salve, io sono in rappresentanza in realtà della Lega Italiana Fibrosicistica Marche, che in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosicistica Nazionale, che poi si collegheranno da remoto, ha seguito, supportato e sostenuto fin da subito proprio l'iniziativa di Alessandro. E quindi, diciamo, noi siamo stati fin da subito al suo fianco perché è importantissimo il messaggio che lui vuole lanciare, è importantissima comunque la sua intenzione, che è quella proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, il territorio marchigiano, ma alla fine di tutto anche il territorio nazionale, possiamo dire, su questa patologia che è ancora troppo poco conosciuta. E quindi noi, insomma, non abbiamo esitato nemmeno un minuto a sostenerlo e a dare tutto il nostro supporto con la nostra organizzazione sul territorio, ma anche a livello nazionale. E a nome di tutta la Lega faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Alessandro e lo ringrazio veramente di cuore per il suo coraggio, la sua forza e la sua determinazione. Grazie Alessandro. Grazie Laura. Perfetto, molto bene. Può intervenire, prego. Se l'associazione vuole intervenire, prego, può farlo. È collegato. Pronto? Sì, prego, vai pure. Buongiorno a tutti. Perfettamente. Buongiorno a tutti. Scusate se non sono potuto essere presente, ma impegni istituzionali mi hanno all'ultimo minuto, come diceva il sindaco l'altro giorno, quando chiama il prefetto ha priorità su tutto, lo sapete benissimo voi che fate anche gli amministratori. Innanzitutto vorrei ringraziare a nome anche della Presidente della Lega Italiana Fibrosicistica, che oggi doveva partecipare anche lei, ma abbiamo avuto tutti degli imprevisti all'ultimo minuto. Porto anche il suo saluto a tutti voi, quindi innanzitutto alla Regione Marche e al Comune di Civitanova per aver accolto naturalmente questa iniziativa che Alessandro in qualche modo ci ha coinvolti tutti e ci sta coinvolgendo in una maniera incredibile. Ho visto l'altra settimana, qualche settimana fa, quando ero a Civitanova Marche, la gente naturalmente avvicinarsi a questa iniziativa, che è una cosa veramente molto importante per noi tutti.
anche perché la Lega Italiana Fibrosicistica è l'associazione dei pazienti. Adesso non entro nel merito di cosa effettivamente noi facciamo, ma queste iniziative proposte dai pazienti non possiamo che non essere i primi ad accettarle e a sposare naturalmente queste cause. Alessandro ci ha coinvolti in un'iniziativa lodevole proprio perché comunque per noi lo sport per i nostri pazienti è fondamentale, in quanto il respiro è collegato naturalmente allo sport in tutti i sensi, e poi quest'anno ancora più forte lo sport sta dando dei risultati meritevoli. Abbiamo visto naturalmente le Olimpiadi e le Paralimpiadi oggi cosa stanno portando, quindi per noi è fondamentale questa iniziativa che Alessandro vuol fare, e naturalmente è già un'iniziativa che abbiamo già vinto in partenza, perché il fatto che un paziente si metta a dura prova per fare questa traversata da Civitanova in Croazia è sicuramente un segno di grande volontà e di sensibilità, perché questo è importante, far capire che cos'è la fibrosicistica, perché non tutti sanno che cos'è la fibrosicistica, e queste iniziative ci permettono di far conoscere il lavoro che naturalmente fa l'associazione per i pazienti. La nostra è un'associazione nata circa 40 anni fa da un gruppo di genitori, e da lì in avanti naturalmente si è strutturata in tutta Italia a livello nazionale, e abbiamo naturalmente in ogni regione, quindi ringrazio anche la LIPCE Marche che insieme ad Alessandro sta partecipando a questa iniziativa molto lodevole. Che dire, speriamo soltanto che il più tempo ci permetta naturalmente, Alessandro, di poter fare questa sfida che tu hai preparato da tempo, e comunque in qualsiasi campo, se le previsioni non sono delle migliori, per poterla fare è una battaglia che abbiamo già vinto, perché comunque abbiamo sensibilizzato, abbiamo visto che c'è una grande attenzione per questa iniziativa, e soprattutto abbiamo visto molte aziende private che hanno dato la loro partecipazione a questa iniziativa, ma soprattutto molti privati anche che hanno aderito a questo, quindi questa è già una vittoria in qualsiasi caso. È una traversata lodevole, quindi adesso speriamo di poterla realizzare in tutti gli effetti, perché comunque questo era l'obiettivo che Alessandro si era posto e che, ripeto, ci siamo vicini, e naturalmente vediamo se tra qualche giorno riusciamo a partire tutti quanti insieme per poi festeggiare questa grande iniziativa. Grazie Presidente. Adesso darei la parola a una persona per me sconosciuta, Daniele Scarpa del gruppo sportivo Fiamme Oro, un campione. Prego Daniele. Non sapevo che fossi presente qua. Ciao cara. Sì, è stata una sorpresa anche a me, perché quando ho visto il tuo nome ho detto ma io lo conosco, e sono entrato in polizia nell'82 e credo, insomma, sono stato fino al 2004, poi per altre ragioni sono uscito. Mia moglie Sandra, con la quale condividiamo questa esperienza che Alessandro ci ha proposto, ma soprattutto si sposa benissimo con quelle che sono iniziative che da qualche anno stiamo portando avanti con l'associazione Canale Public, il progetto Desire, quelle di essere solidali, non solo perché Sandra, mia moglie, mi ha ispirato, ci siamo conosciuti dopo le Olimpiadi, io ho fatto la mia quarta Olimpiade, ho vinto l'oro e l'argento, lei era la sua prima Olimpiade, continuo con l'arco, fece un oro e un argento, quindi l'amicizia dello sport ci ha fatto conoscere per caso, e poi siamo diventati marito e moglie, ma abbiamo sposato progetti di vita che ci portano oggi a essere qui, quindi devo dire grazie a mia moglie se oggi sono qui. E l'esperienza che ho maturato nello sport mi porta a rendermi utile. Un campione, secondo me, deve assolutamente essere un modello, un esempio, ma soprattutto dedicare del tempo a chi a volte è stato meno fortunato di lui. Ho avuto la fortuna di 18 anni di entrare in polizia, Fiamme Oro mi hanno aiutato, ho vinto i titoli mondiali, ma soprattutto quando ho smesso ho detto, mi sono chiesto cosa farò da grande, e da grande ho messo in pratica l'esperienza, soprattutto i valori della vita, ma soprattutto sono felice quando iniziative come di Alessandro o simili mi vedono protagonista con loro, e quindi ci diamo una mano. Ho fatto tante iniziative per Amref,
con Baza Malindi in canoa, ecco una cosa che potremmo riproporre. Con mia moglie coinvolgiamo le donne operate di tumore al seno in canoa, e l'obiettivo principale che ho detto a Alessandro è a Civitanova Marche deve nascere un club che ispiri tutte queste cose che facciamo. Quindi oggi la tua impresa sarà la pietra, la fondamenta di questa nuova casa canoa. Io ho già promesso che verrò a fare con i bambini, soprattutto io mi rivolgo ai giovani, un corso di canoa dove nasceranno una vera centro di canoa polinesiana, perché gli ho detto di coinvolgere anche le donne operate di tumore al seno, che ispirano e sono un esempio di vita, e soprattutto ragazzi anche con difficoltà, perché nella canoa polinesiana ci vanno anche quelli come Sandra che non posso camminare, e seduti in canoa sono come tutti gli altri. Quindi questo è quello che mi ha ispirato a aiutarti, e soprattutto la tua missione per questa patologia che sappiamo tutti è poco conosciuta, ma colpisce come altre. Quindi bisogna, non dico prevenirla perché ti capita, ma portarla a una sfida, sempre alzare l'asticella, quello che stai facendo tu con questa impresa. Grazie ancora, grazie di avermi fatto ritrovare un amico. Ci guardavamo con la mascherina negli occhi e io dicevo: ma sei tu, eccoci qua. Quindi dopo, credo sia passati 20 anni, se non esagero. Va bene, grazie ancora e grazie a chi ci ascolta. Aspetta Daniele, Sandra, no? Sandra è timidina, è quella che comanda tutto, ma dai, Sandra, ha un grosso limite, mia moglie, che è molto timida e restia nel... Dai, è bello. Sì, infatti ho anticipato tante cose, ma ve le dirà lei perché... Beh, intanto buongiorno a tutti. È che chi lo conosce sa che è una presenza molto... molto importante. Tende lui a nascondere me, non è che io non voglia parlare o abbia paura, figuriamoci, anzi. Intanto complimenti per l'impresa. Io nella mia vita ho sempre cercato di fare sport, anzi lo sport mi ha aiutato a superare i momenti difficili della mia vita, per cui è fondamentale, anzi io direi che lo sport dovrebbero metterlo come obbligo proprio. Dovrebbe essere quello un obbligo, perché sicuramente ci fa star bene fisicamente, ci fa star bene mentalmente e ci aiuta a superare tanti momenti difficili. Così è stato per me, ma anche per tante tante persone che io conosco. Lo sport qualsiasi va bene. Io ho iniziato con il tiro con l'arco, ho fatto 3 Paralimpiadi, ho vinto 2 ori e 2 argenti, come ha detto Daniele, ma non mi sono limitata a fare il tiro con l'arco. Io ho provato un po' tutti gli sport, anche con la canoa ho avuto discreti risultati perché ho fatto un argento ai mondiali, quindi questo è il motivo che quando noi ci impegniamo e crediamo in qualcosa possiamo riuscire ad ottenere grandi risultati, e vi assicuro che il tiro con l'arco e la canoa sono due sport completamente diversi, non c'è molta affinità, però mi piace mettermi in gioco, sfidare me stessa prima di tutto, e poi si arriva dove si arriva, non è che tutti diventano campioni, ci vuole tanto impegno, bisogna dedicarsi allo sport per arrivare a vertici alti, ma il messaggio che io voglio passare oggi è: fare sport per star bene, tutti lo possono fare. Quando mi dicono fare sport costa, io dico sì, fare certi sport sicuramente costa, ma andare a correre per strada è gratuito, lo può fare chiunque, può andare in mare a nuotare, lo può fare chiunque, quindi non cerchiamo scuse a volte per non fare sport. E poi sappiamo bene che ci sono sport d'élite dove sono anche costosi, ma se uno ha voglia di muoversi, di fare attività fisica, c'è posto per tutti e tutti la possono fare. In bocca al lupo. Ah, ci tenevo a dire una cosa, mi sono dimenticato, siamo scesi qui da Venezia, siamo partiti 9 giorni fa con un gruppo di ragazzini e devo dire è stata un'esperienza utile per loro, ragazzini con abbastanza iperattivi, e i quali hanno 2 sono laggiù che ci stanno osservando. Alzati in piedi Ariel, alzati in piedi, diciamo. Poi alzati in piedi Stefano, gli altri li ho spediti a casa in treno, e soprattutto volevo ringraziare quella signora laggiù, Federica Tonon, che mi ha fatto da skipper e mi ha aiutato, grazie a lei, la quale ha passato un anno qui a Ancona, lei giocava
gioca ancora a alti livelli a volley. Doveva andare alle Olimpiadi di Tokyo perché allenava le isole Vanuatu, per tutto l'oceano, ma... E grazie a lei siamo riusciti, perché ha avuto dei problemi nello skipper precedente, quindi voglio ringraziarti pubblicamente, Federica, di questa tua disponibilità, perché bisogna sempre trovare. E ieri abbiamo accolto tutti insieme, è venuto a prenderci tra le onde in canoa mentre entravamo con la barca al porto di Città Vecchia, e tutti i ragazzi lo tifano, quindi questi ragazzini ti faranno per te anche durante la tua impresa. Grazie ancora, scusa Federica, ma l'implicato. Grazie Daniele, adesso il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, è un amico, non è qui per caso, e quindi adesso ci spiegherà lui. Certo, no, l'unica cosa volevo proprio precisare che Fabrizio è stato il primo in assoluto a crederci quando io neanche avevo il kayak, quindi un ringraziamento pubblico appunto per Fabrizio. Grazie Alessandro. Naturalmente per quello che stai facendo, per quello che farai, e un ringraziamento alla Regione, al Presidente, all'amico Filippo Saldamartini, ci conosciamo da tantissimo tempo, che hanno accettato, ecco, di voler ospitare questa conferenza stampa in Regione proprio per dare come dire, un taglio diverso, per dare ulteriore come dire, visibilità a questa iniziativa che veramente è incredibile perché non solo, come è stato detto, si sta cercando di puntare un riflettore, di puntare l'attenzione su una malattia che è quella della fibrosi cistica, di cui è affetto Alessandro, una malattia che purtroppo colpisce moltissime persone con diciamo, farmaci, da quello che ho letto, che oggi si sono in qualche modo trovati, ma che ancora non tutte le regioni li rimborsano e quindi non c'è un'accessibilità per tutti. Quindi non solo si pone l'attenzione su una malattia diffusa che crea molti problemi, ma soprattutto penso che Alessandro con questa sua impresa un pochettino rappresenta tutti, non rappresenta solamente chi è affetto da fibrosi cistica, rappresenta un pochettino tutte quelle persone, come ha detto il nostro campione poc'anzi, che sono state meno fortunate di noi. E tutti in questa occasione ci riconosciamo nel lavoro che sta facendo Alessandro, perché sta dando un segnale molto forte, che è quello di non arrendersi mai, di quello che anche le persone che hanno problemi di salute sono state meno fortunate di noi, appunto possono, grazie alla forza di volontà, grazie al fatto che non perdono mai come dire, la fiducia, riuscire anche a compiere come dire, imprese eroiche, come ha detto Filippo all'inizio, perché non è semplice fare una traversata di molte miglia, oltre 100 miglia da qui alla Croazia, non è semplice farlo in condizioni normali di salute, in condizioni di mare piatto. E quindi prima appunto con Filippo stavamo chiedendo a Alessandro quali sono le previsioni del tempo di questo fine settimana, non sembrano che siano molto, molto buone, però ecco, siamo tutti quanti con Alessandro, gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Civitanova ha subito aderito a questa iniziativa perché l'abbiamo ritenuta veramente lodevole e soprattutto di grande messaggio positivo, soprattutto alle nuove generazioni, perché in questo, come dire, evento c'è anche il sacrificio, c'è anche il fatto di non arrendersi mai, tanto che anche noi stasera al nostro teatro principale, il nostro Teatro Rossini, avremo una serata di presentazione dell'evento con Alessandro, al quale abbiamo invitato la cittadinanza, al quale intorno a questo evento, soprattutto intorno ad Alessandro, man mano che passano i giorni si sono aggregate tantissime persone, tantissime associazioni, associazioni di volontariato, culturali, quindi questo è un segnale forte che l'iniziativa ha un valore veramente alto. Quindi grazie Alessandro, sono io che ringrazio a te, noi abbiamo fatto poco come amministrazione comunale, invece sei tu quello che ha fatto tanto e che farà senz'altro meglio. Grazie. Grazie. Adesso pregherei Claudia dell'ufficio stampa della Regione, se passi il microfono alla dottoressa Benedetta Fabrizi.
Dottoressa Fabrizi è il medico, il dirigente medico che si occupa di questa patologia all'azienda ospedaliera Ospedali Uniti Torrette. Risposta Marche Prego. Nord? No, no, assolutamente. Un lapsus terribile questo. Grazie. Beh, io ringrazio tutti, ringrazio Alessandro che è un combattente, perché la fibrosi cistica, non vi faccio perdere tanto tempo, però è una malattia complessa, è una malattia genetica, è una malattia con cui questi piccoli bambini nascono, arrivano da noi già intorno alla terza settimana di vita e da quel momento la vita di questi bambini cambia. Alessandro però è la dimostrazione che la vita va avanti, che si può combattere, che si può lavorare per stare bene. E noi lavoriamo per il benessere, lavoriamo per la vita, abbiamo lavorato anche per i figli, no? Per la famiglia, per tutto. È un lavoro costante, quotidiano, è una malattia cronica, è una malattia molto molto faticosa, ma sta cambiando, sta andando in una direzione positiva. Sta andando tutto meglio e io mi auguro di andare in pensione tra, non lo so, tra un po', tra anni, e lasciare tutti i miei ragazzi che stanno bene, tutti i miei ragazzi che vivono e che possono realizzare i loro sogni, perché la vita senza sogni non ha senso. Alessandro ha dei bellissimi sogni, noi siamo con lui, non ti ammalare, ti prego non stare male. Io sono quella più preoccupata di tutti, forse insieme a tua moglie, e niente, in bocca al lupo, siamo con te, tutto il centro è con te, tutti i fisioterapisti, tutte le infermiere, gli altri medici, tutti ti stimiamo e speriamo che tu riesca in questa impresa. Grazie, grazie a tutti. Grazie dottoressa, poi daremo modo ai giornalisti di fare le domande, è una conferenza stampa, non un convegno. Io vorrei dire tre cose. La prima, il senso di questa iniziativa è molto importante dal punto di vista proprio della nostra condizione umana, cioè quello che capita in questi casi è una condizione che può capitare a ognuno di noi. Quindi il senso di solidarietà e di affetto nei riguardi di queste persone si deve tramutare in un aiuto, secondo me, concreto. A me piace molto l'idea che si possa fondare un qualche cosa a Civitanova, Fabrizio, e la regione naturalmente sarà al tuo fianco. Vediamo che cosa possiamo fare insieme. La seconda cosa, il secondo diciamo così stimolo che mi viene, con questa traversata, comunque è una traversata è stata fatta probabilmente, ma non nelle condizioni che sono descritte. Cioè, partire con una barchetta da Civitanova e arrivare in Jugoslavia non è una passeggiata. Io l'ho fatto in barca, quindi so di che cosa si tratta. Questo sta a significare ovviamente che queste sfide sono quelle sfide al limite delle capacità umane che poi possono portare a sconfiggere la patologia. La seconda cosa che volevo dire è che Torrette e tutto il personale sanitario della Regione Marche è assolutamente capace di affrontare tutti i modelli di cura di questa patologia. Io ringrazio la dottoressa Fabrizi in rappresentanza di tutti i medici, c'è anche la dottoressa Corsi che è il direttore della Ravasta 3, che ringrazio per la sua presenza. E alcuni giorni fa parlavo con la dottoressa Tortola, non so se la conosce, proprio per verificare come approfondire questo problema della genetica, insomma. Ecco, quindi intendiamo appunto investire maggiori risorse anche su questi studi. E poi abbiamo un eccellentissimo rapporto con i trapianti anche polmonari. Torrette ha un background assolutamente importante a livello nazionale, che l'amministrazione che è stata eletta lo scorso anno vuole assolutamente irrobustire e ingigantire. Quindi dovremo investire per forza sugli studi sulla genetica, sulla cura della patologia e anche sui trapianti, perché il tuo esempio è un esempio veramente prometeico. All'amico Daniele Scarpa, che non potevo immaginare di incontrare dopo tanti anni, racconto un aneddoto. Insieme abbiamo compiuto una traversata piccola, ma dal punto di vista legislativa, nel senso che fino agli anni in cui lui era arrivato, l'assunzione del gruppo sportivo Fiamme Oro, Polizia di Stato, Carabinieri, eccetera, avveniva con un reclutamento chiedendo i requisiti dei poliziotti, dei carabinieri, non degli sportivi. Per cui c'erano dei campioni che non avevano i requisiti dei poliziotti a livello investigativo, per cui
quando arrivò lui con le sue performance, riuscimmo a sostenere questa tesi, a cambiare le leggi e i regolamenti per cui oggi si fa un concorso nazionale in base alle prestazioni sportive, non alle capacità investigative, no? Ecco, e quindi Daniele è stata una cosa bellissima, abbiamo lottato tantissimo e grazie a Dio i gruppi sportivi oggi dei corpi di polizia, anche delle forze armate, aiuta moltissimo lo sport e i nostri campioni a emergere. Ma se non fosse stato lui con la sua testardaggine, io l'ho incontrato appunto a Venezia, e infatti quando l'ho visto non l'ho riconosciuto perché ci siamo incontrati praticamente dopo 30 anni, quindi è passato un po' di tempo e qualche chilo in più. Questo piacevolissimo incontro serve per poter dire, come vedete, le cose belle nella vita rimangono, e quindi le istituzioni in questo momento non sono qui per caso, sono davvero per stare accanto a voi. Ringrazio le famiglie di queste persone, che nessuno mai si ricorda, perché insomma nelle famiglie quando ci sono queste situazioni sono veramente situazioni, mamma mia, che non oso neppure pensarci, e mi auguro che tutte le persone che godono di salute e così via abbiano una sensibilità, insomma, a spendere anche qualche ora della loro vita per dare una mano a queste associazioni, non solo a livello, diciamo così, finanziario. È bella anche la testimonianza. Non per ultimo, che ti devo dire, cioè, è come se immaginassi di andare sulla Luna, no? Cioè, parliamoci chiaro, cioè, è una cosa talmente grossa questa qui che il fatto stesso che la sfidi, la porti, è una cosa che non ha prezzo, veramente, come la famosa pubblicità. Te lo dico con sincerità perché sono andato in barca e ho visto che roba è, e c'era uno che pedalava con i remi. Quindi scusami se sono improprio, però ti abbraccio e ti ringrazio. Adesso i giornalisti, se vogliono. Scusate, vorrei ringraziare anche, penso che siano degli sponsor, Fabrizio, qualcuno che aiuta, insomma. Ecco, se ci sono è necessario ringraziarli, anzi, se mi permettete, lo dico alla stampa, non sarebbe male di una dimostrazione di sostegno a questa iniziativa, anche dal punto di vista finanziario, ecco. Io, ecco, mi permetto di sollecitare le persone che hanno maggiore sensibilità a sostenere questa iniziativa. Adesso c'è Luca Buldorini, uno degli sponsor. Prego, Luca. Io ringrazio tutti, ringrazio le istituzioni, ma ringrazio anche la squadra che si è unita intorno a Alessandro per sensibilizzare su questo tema. Non parlo tanto da sponsor perché in questi casi, come giustamente diceva l'assessore e il sindaco, è brutto dire sponsorizzare, non è sponsorizzare, questa è una solidarietà, è un'unione. Sappiamo che nello sport, come nella vita, ma come il quotidiano, tutti ogni giorno dobbiamo predisporre degli obiettivi e fare dei sacrifici per arrivarci. Giustamente, come diceva la dottoressa, se uno non ha sogni non riesce nemmeno a impostare la scalata o le grandi difficoltà che la vita comunque quotidianamente in tutti i settori ci riserva. Questa della salute naturalmente è una di quelle più prioritarie e importanti. Fa piacere che c'è sensibilità e aspettative di investimento da parte delle istituzioni. Abbiamo visto in passato che anche il contributo di noi privati è fondamentale per raggiungere grandi obiettivi, ne abbiamo esempio del Covid a Civitanova. Quindi io porto la testimonianza non come sponsor ma come imprenditore, e qualsiasi cosa dovesse servire da oggi in futuro, le risorse ci sono, gli imprenditori sensibili ci sono. Insieme cerchiamo di far conoscere questa malattia, queste realtà, in maniera tale da poter sempre più sensibilizzare anche il privato in appoggio alle istituzioni. Grazie. Grazie Luca. Abbiamo sentito pure Goldrake, quindi va bene. Voglio dire semplicemente questo. Io sono convinto che quando andremo a sostenere l'esame finale ci chiederanno: ma tu quante opere hai compiuto? Quindi diciamolo con grande chiarezza, chiamala come ti pare, sponsorizzazione come ti pare, queste persone hanno bisogno, anche di è un gesto anche simbolico, non conta neppure la... Mi permetto io di chiederlo perché loro hanno
talmente la sensibilità, la dignità di non aver detto niente a nessuno. Io, se permettete, neppure io l'ho mai chiesto per fare attività politica, però ecco, se c'è qualche amico, ecco, poi quando farà l'esame finale potrà dire che ha aiutato questa cosa. Insiste. Allora, adesso i giornalisti, se vogliono fare delle domande. Delle barche di appoggio. Certo, certo. Allora, innanzitutto è una missione fatta in totale sicurezza. Quindi abbiamo un paio di barche d'appoggio, staff medico a bordo e abbiamo appunto la barca di Daniele Scarpa che fa parte, che mi darà una mano e farà appunto la barca d'appoggio principale. E il progetto originale è quello di partire appunto da Civitanova Marche, dal porto, e di compiere la traversata con il kayak in 24-30 ore. Dopo molto dipenderà appunto dal meteo, dei venti che troviamo, se saranno favorevoli o sfavorevoli, insomma. E danno previsioni brutte per venerdì, ma proviamo uguale a partire ugualmente. Arriviamo lì sul parco delle Incoronate. E noi, in base appunto al meteo, abbiamo una gradazione da seguire che vedremo appunto sul giorno appunto dell'evento. E tutto appunto compiuto nel giro delle 24-30 ore. Ovviamente ci saranno delle pause in cui salirò a bordo per mangiare, per fare stretching e quant'altro, e ogni 6 ore più o meno è prevista una pausa un po' più lunga in barca. E tutto qui. Adesso speriamo appunto nel meteo che sia favorevole. Se non sarà favorevole questa settimana, proveremo in qualche modo. Certo. Esatto, tra l'altro, ovviamente avremo anche l'onore di fare il K2, la specialità in cui ha vinto l'oro Daniele, insieme, insomma, in doppio. È una cosa che ci tengo particolarmente perché non capita tutti i giorni appunto di poter fare un doppio con chi ha vinto la medaglia d'oro. Venerdì ci proviamo, insomma, e poi vediamo se c'è la possibilità logisticamente, appunto, perché la macchina che c'è dietro è grande, c'è bisogno di uno skipper, c'è bisogno di una barca d'appoggio, di un medico che ha dato disponibilità, ma ha preso un periodo di ferie, di permessi, quel quant'altro, che dovrà comunque sia vedere se è possibile appunto spostare tutto questo passo qui. E quindi ecco, logisticamente è più difficile, alla più brutta comunque sia la missione la riproporremo a giugno, se fosse. Arriveremo davanti al Parco delle Incoronate, qui in Croazia. Adesso, è il Parco Nazionale delle Incoronate. Quindi, è oltre Venera, quindi è ancora più lunga, è sì. Più la più lunga. No, diciamo che è quella più, cioè, in base a come il meteo, diciamo, cerchiamo anche il vento a favore, insomma. L'importante è che Esatto, no, le condizioni medie appunto quella che c'è, però. Esatto. Filippo a bordo, l'importante è portare il messaggio che è tornato, oppure verificare se avremo un vento di là, se si qua, fare una. Esatto. Ci abbiamo diverse opzioni per potercela giocare al meglio delle nostre possibilità, appunto. Allora partirà pomeriggio, se qualcuno volesse venire al 6/7 di pomeriggio, insomma, 18-19 di pomeriggio, insomma. Allora, se non ci sono domande, ci lasciamo qui per dire che veramente questa non è un'impresa comune, cioè non è una cosa, poi chiedo l'addetto stampa al Presidente, magari un gagliardetto da consegnare all'autorità croata non sarebbe male, per simbolo è anche quello del Comune di Civitanova, per la solidarietà delle istituzioni, per dire che questa non è semplice una passeggiata, ma se mi permette anche un messaggio di solidarietà verso l'altra sponda, insomma, ecco, che non, in questo periodo non è male, insomma. Allora, se non ci sono altre
ci sono altre domande, ringrazio tutti, ringraziamo il sindaco Civitana Ciarapica, un in bocca al lupo gigantesco al nostro, noi siamo a tua disposizione, vieni a trovarci, che vi devo dire, scarpa, la moglie, è una cosa grande. L'occasione è stata bella. Bella la dottoressa di Torrette, dottoressa, un impegno prima della sua pensione grande. Sì. Ringrazio naturalmente tutto il personale di Torrette e ci affidiamo anche noi alla scienza e al Signore. Grazie. Grazie.